social media, cioè ovvero i media sociali. Sotto questa etichetta ci sono diversi strumenti disponibili online, i più famosi in assoluto sono sicuramente Facebook e Twitter in questo momento, magari tra qualche anno saranno altri. Però per capire i media sociali, capire anche perché hanno avuto questa rapida diffusione, è opportuno rapidamente ricordarci da dove siamo partiti. E siamo partiti dal web. Inizio anni 90, diffusione di massa 94-95, milioni di persone scoprono questo mondo, questo strato che rende più amichevole internet che sta sotto, e quindi inizia ad esserci la possibilità relativamente semplice da parte di chiunque, non soltanto governi o istituzioni, di pubblicare in questo nuovo spazio, pubblicare sul web. Quindi avere un sito, si dice ancora adesso, si iniziò a dire da allora, avere un sito web. Problema, cosa comportava e cosa comporta tuttora avere un sito web, un proprio sito? Allora, nella accezione più completa significherebbe acquisire un indirizzo IP, e questo lo devo comprare da un internet service provider, trovare un nome a dominio che rappresenti quello che voglio fare, lo devo anche questo comprare da chi vende nome a dominio, sperando che sia libero il nome a dominio che mi interessa, teoricamente avere un computer in casa che faccia da server web sul quale poi carico i miei contenuti. Allora, questa è la situazione ideale, perché mi dà un completo controllo sulla macchina, completo controllo sull'indirizzo IP, sul dominio e su tutto. Allora, questa operazione, benché sia dal punto di vista economico e dal punto di vista tecnico piuttosto economica e piuttosto semplice, noi ingegneri sottovalutammo all'epoca che in realtà la stragrande maggioranza delle persone, queste azioni che ho appena descritto, in realtà sono al di là delle loro, non solo delle loro competenze, magari anche semplicemente della voglia di spendere, di comprare un computer, di gestirlo, di mantenerlo online, insomma le operazioni informatiche necessarie. Allora, alla fine degli anni 90, inizio del 2000, giustamente degli imprenditori, prevalentemente americani, videro un'opportunità di business in questa difficoltà e cominciarono a offrire delle piattaforme che permettevano di pubblicare senza tutto l'onere di comprare il computer, configurarlo, fare il backup e così via. Nascono in questo periodo quindi le grandi piattaforme, dove in realtà basta semplicemente registrarsi con username e password e si può cominciare a pubblicare del testo, e avrò dei blog, del video, e avrò quello che adesso è YouTube, fotografie, Flickr e altri siti di fotografie, proprio per sfruttare questo gap che tendenzialmente i tecnici avevano sottovalutato. Allora, questa gestione delle grandi piattaforme ci porta ad oggi, in particolare ci porta a quelli che chiamiamo siti sociali, che sono delle piattaforme specializzate. Le divido in due categorie principali. Delle forme di microblogging, per esempio Twitter è un microblog, nel senso che posso postare messaggi molto concisi, praticamente degli SMS, ma la differenza rispetto a un blog è soltanto appunto nella dimensione, nella flessibilità delle cose che posso inserire in questo messaggio. Oppure Tumblr è forse il più chiaro esempio di una piattaforma di microblogging, testi tendenzialmente brevi, anche se possono essere più lunghi su Tumblr. Quindi blog estremamente semplificato, facile quanto mandare un SMS, tutti o quasi mandano SMS e quindi tutti teoricamente possono usare Twitter, almeno in versione semplificata. Il secondo tipo di piattaforme che rientrano sotto questa definizione di social media sono le cosiddette reti sociali o social network, di cui il più famoso in questo momento e più di successo, almeno in Occidente, è Facebook. Queste sono piattaforme che uniscono una serie di funzionalità e sta diventando in realtà sempre più imperialista, sta includendo sempre più funzioni tipiche di altri strumenti esterni, perché ha iniziato con la possibilità di fare microblogging, lo status, sono al ristorante, sto bene, si è esteso dicendo puoi anche pubblicare fotografie e video, e quindi prendendo le funzionalità che una volta erano di piattaforme differenziate, come appunto le prima citate Flickr e YouTube. E poi è aggiunto una caratteristica specifica delle reti sociali, cioè quella di creare delle reti di contatti e delle regole via via sempre più raffinate per decidere chi vede che cosa. Quindi posso avere amici, conoscenti, gente di lavoro, semplici persone che vogliono seguire quello che faccio. Allora, queste sono in realtà siti web, piattaforme come quelle che descrivevo all'inizio, che si sono specializzate, nel caso di Twitter e di Facebook, in maniera vincente, cioè in maniera che
letteralmente centinaia di milioni di persone hanno trovato convincenti. Ora che sono un dato di fatto, che quindi Facebook fa parte della vita non solo personale, ma anche professionale, culturale, politica, dal punto di centinaia di milioni di persone, i social media sono diventati prima da un esperimento che è stato fino a ieri facile così ridurre a un semplice aspetto amatoriale o di divertimento, di passare il tempo, c'è ancora quello chiaramente per molte persone, ma quello che ormai sta diventando chiaro a tutti è che Facebook, Twitter, LinkedIn, che è una rete sociale per i contatti professionali, sono diventati molto importanti anche per l'ambito economico, quindi è molto difficile pensare adesso a un'azienda che voglia avere contatto diretto con i cittadini, con gli utenti, non avere un profilo Facebook o Twitter, quindi importante per il commercio, è importante per l'aspetto politico, perché adesso sempre più politici ricorrono quantomeno al contatto, questo contatto molto semplificato di Twitter e di Facebook, in attesa di strumenti più specifici per la politica che stanno cominciando a emergere adesso. È importante per la cultura, perché un numero crescente di intellettuali, di autori, di professori universitari stanno utilizzando questi strumenti, ognuno per i suoi fini, chi per promuovere un libro, chi per stabilire un contatto diretto con i propri lettori, per esempio, e nel caso dei professori universitari per far uscire la conoscenza accademica al di fuori anche dell'ambito universitario, per semplificarla, per renderla più accessibile. Quindi questi strumenti cominciati inizialmente in maniera semplificata per semplicemente facilitare il processo di pubblicazione online, sono diventati invece strumenti potentissimi di comunicazione in tutti gli ambiti, da semplice divertimento a aspetti strettamente personali a livello addirittura politico. Bene.